scuola accesa, senza banchi e quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa. Bambine e bambini, la scuola è accesa. Avanti, venite, non vorrete mica fare tardi. La nostra lezione racconto è cominciata. Buon lunedì a tutti, nuova entusiasmante puntata del nostro appuntamento quotidiano. Siamo, per la precisione, alla trasmissione numero 62. Ormai è piuttosto chiaro che per quest'anno scolastico le possibilità di rientrare a scuola sono veramente poche, direi nulle. Ma come sapete, per noi non è affatto un problema. Infatti qui, nella classe più grande di tutti i tempi, la scuola non si è spenta mai, nemmeno per un secondo. E continueremo imperterriti fino al 10 giugno, data della fine delle lezioni. Quindi, anche se le aule sono e resteranno chiuse, non temete, il giusto apporto giornaliero di scuola ve lo diamo noi. Qui è il maestro Alessio che vi parla. Come sempre, a inizio settimana, siamo particolarmente su di giri e oggi lo siamo ancora di più, perché oggi è la volta di una nuova storia. In questi mesi abbiamo scelto per voi il meglio della letteratura mondiale e con il libro di questa settimana non ci smentiamo. Altissima qualità anche per la nostra prossima lettura. Siete curiosi? Vorreste saperlo? Sarebbe bello che ve lo dicessi? E allora, aguzzate l'udito, spalancate le orecchie. Il libro che leggeremo si intitola La tela di Carlotta. Mirabile storia sull'amicizia scritta qualche bell'anno fa da un autore assolutamente geniale. Lui si chiama Elwin Brooks White ed è famoso nel mondo per aver creato il personaggio di Stuart Little, il topo simpaticissimo protagonista di mille spassosissime peripezie. Noi, come sempre, vogliamo farvi scoprire qualcosa di nuovo che magari non conoscete già, ed ecco allora che La tela di Carlotta ci terrà compagnia nei prossimi giorni. Sono certo che vi piacerà. Vi basti sapere che parla dell'amicizia tra il porcellino Wilbur e un ragno, Carlotta. Bene, divertimento garantito anche con questo libro, ma non solo divertimento. Le vicende di Wilbur e Carlotta fanno anche riflettere. Ad esempio, fanno pensare all'amicizia, a quanto importante sia avere qualcuno al tuo fianco che ti vuole bene. Sì, insomma, il libro perfetto, proprio quello che ci voleva per le nostre lezioni racconto. Non c'è più tempo, l'appello lo recuperiamo domani, eh? Ricordatemelo. E allora, se avete fame di storie e avventure anche voi, preparatevi. Pigiamini in pasta di zucchero, copertine anticarie, lucine da corridoio come le lampade del dentista. Maestra Letizia, maestro Federico, che racconto abbia inizio! La tela di Carlotta. Prima di colazione. Dove sta andando papà con quella scure? Chiese Fern alla mamma mentre apparecchiavano la tavola per la colazione. Sta andando al porcile, rispose la signora Arable. Stanotte sono nati porcellini. Ma non capisco che bisogno c'è di una scure, continuò Fern, che aveva solo 8 anni. Sai, uno dei porcellini è nato male. È molto piccolo e debole e non verrà mai un granché. Così tuo padre ha deciso di eliminarlo. Eliminarlo? Cosa vuol dire? Solo perché è più piccolo degli altri? La signora Arable posò il bricco della panna. Dai su, non strillare, Fern! Papà ha ragione! Probabilmente il porcellino morirebbe lo stesso, eh! Fern urtò una sedia e si precipitò fuori. L'erba era bagnata e dalla terra veniva un profumo primaverile. Quando la bambina raggiunse suo padre, aveva le pantofole completamente zuppe. Ti prego, papà, non è giusto! Il signor Arable si fermò. Oh, Fern! Disse dolcemente. Devi imparare a controllarti. Controllarmi? È questione di vita o di morte e tu parli di controllarmi? Le lacrime le scorrevano lungo le guance mentre afferrava la scura e cercava di strapparla dalle mani del padre. Oh Fern, so meglio di te come si alleva una figliata di maiali. Un animale malaticcio dà sempre problemi e ora fila via.
giusto! Il porcellino non ne ha colpa se è nato troppo piccolo, no? Dimmi, papà, e se io fossi nata troppo piccola, cosa avresti fatto? Il signor Arable sorrise. No, certo, ma è diverso. Una bambina è una cosa e un porcellino gracile è un'altra. Non vedo nessuna differenza, replicò Fern, tenendosi sempre aggrappata alla scure. È la più orribile ingiustizia che ho mai sentito. Una strana espressione apparve sul volto del signor Arable. Sembrava anche lui sul punto di piangere. Va bene. Va a casa. Quando ritorno, ti porto la bestiolina. La leverai col poppatoio, come un bambino. Allora vedrai che noia può diventare un maiale. Mezz'ora dopo, il signor Arable tornò con una scatola sotto il braccio. Fern stava cambiandosi le pantofole al piano di sopra. In cucina la tavola era pronta per la colazione e intorno si spandeva un profumo di caffè, lardo in tonaco fresco misto al fumo del focolare. «Posalo sulla sedia di Fern!» disse la signora Arable. Suo marito mise la scatola dove di solito sedeva la bambina. Poi andò all'acquaio, si lavò le mani e le asciugò nella salvietta a rullo. Fern scese lentamente le scale con gli occhi rossi di pianto. Quando si avvicinò alla seggiola, la scatola sobbalzò e si sentì un leggero grattare. Fern guardò suo padre, poi sollevò il coperchio della scatola e dentro c'era il porcellino appena nato e la fissava. Era bianco. La luce mattutina, filtrando attraverso le orecchie, gliele colorava di rosa. «Eccolo, è tutto tuo, salvato da prematura morte! E che Dio perdoni la mia bestialità!» Fern non riusciva a distogliere lo sguardo dal minuscolo maiale. Oh, guardatelo, è proprio perfetto! Rinchiuse accuratamente la scatola e andò a baciare prima il papà e poi la mamma. Quindi rialzò il coperchio, sollevò il maialino e se lo accostò alla guancia. In quel momento entrò suo fratello Avery, di 10 anni. Era armato fino ai denti, aveva una carabina d'aria compressa in una mano e un pugnale di legno dall'altra. «Che cos'è? Cosa tieni in braccio, Fern?» «Ha invitato un ospite a colazione! E tu va a lavarti le mani alla faccia, Avery!» «Ma fammi vedere!» disse Avery posando la carabina. «Ehi, ma... e voi chiamate maiale quella cosa lì? È un modellino di maiale, non è più grosso di un topo bianco!» «Va a lavarti e fa colazione, Avery! L'autobus per la scuola sarà qui tra mezz'ora!» «Ma posso avere un porcellino anch'io, pa?» «No! Si distribuiscono porcellini soltanto tra le persone mattiniere!» rispose il signor Arable. Fern era sveglia all'alba, preoccupata di liberare il mondo dall'ingiustizia! Il risultato è che ora ha un maiale! Piccolo magari, ma pur sempre un maiale! Questo dimostra di quel che può accadere a chi salta giù dal letto di buon'ora. E ora mangiamo! Ma Fern non riuscì a mangiare finché il maialino non ebbe bevuto la sua razione di latte. La signora Arable trovò un poppatoio e un ciucciotto di gomma. Versò del latte caldo nella bottiglia, ne avvitò il ciuccio al collo e lo porse a Fern dicendo: «Ecco qua! E ora dagli la sua colazione!» Un minuto più tardi Fern stava seduta sul pavimento in un angolo della cucina, tenendo il suo neonato tra le ginocchia e tentando di insegnargli a poppare dalla bottiglia. Il porcellino, per quanto minuscolo, aveva appetito e subito si mise a succhiare. L'autobus della scuola strombettò dalla strada. «Via di corsa!» ordinò la signora Arable, togliendo il porcellino a Fern e facendole scivolare in mano un pezzo di schiacciata. Avery afferrò la carabina e il suo pezzo di schiacciata. I bambini uscirono di corsa sulla strada e si arrampicarono sull'autobus. Fern si sedette ignorando gli altri passeggeri e si mise a fissare fuori dal finestrino. Pensava che meraviglia era il mondo e quant'era fortunata ad avere la piena responsabilità di un maialino. Durante il tragitto fino a scuola Fern aveva trovato un nome per il suo tesoro, scegliendo tra i più bei nomi immaginabili. «Lo chiamerò
Wilbur, sussurrò a se stessa. Stava ancora pensando al porcellino quando la maestra le chiese: Fern, qual è la capitale della Pennsylvania? Wilbur, rispose Fern con aria sognante. Risatine sommesse si levarono dalla scolaresca. Fern arrossì. Wilbur. Fern amava Wilbur più di qualsiasi cosa al mondo. Le piaceva accarezzarlo, dargli da mangiare, metterlo a nanna. Ogni mattina appena alzata gli scaldava il latte, gli annodava il tovagliolo e gli reggeva il poppatoio. Tutti i pomeriggi, quando l'autobus della scuola si fermava davanti a casa, Fern scendeva con un balzo e correva in cucina per preparargli un'altra bottiglia. Gli dava da mangiare una terza volta all'ora di cena e un'ultima poco prima di andare a letto. La signora Arable provvedeva al suo pasto di mezzogiorno quando Fern era a scuola. A Wilbur piaceva immensamente il suo latte e non c'era momento più felice per lui di quando Fern stava scaldandogli la bottiglia. Allora la fissava in adorazione. Nei primi giorni della sua vita Wilbur fu lasciato in una cassetta accanto alla stufa, in cucina. Poi, in seguito alle proteste della signora Arable, fu trasferito in una cassa più grande, nella legnaia. A 2 settimane fu allontanato da casa, era il tempo della fioritura dei meli e le giornate si facevano più tiepide. Il signor Arable destinò a Wilbur un piccolo recinto sotto un melo e una grande cassa di legno riempita di paglia, con un'apertura perché potesse entrare e uscire quando voleva. «Non avrà freddo la notte?» «No!» le disse suo padre. «Adesso sta a vedere che cosa fa!» Fern si sedette nel recinto, sotto il melo, con una bottiglia di latte. Wilbur le corse subito incontro e lei gli resse la bottiglia mentre poppava. Quando Wilbur ebbe bevuto il suo latte fino all'ultima goccia, grugnì e si avviò tutto assonnato nella sua cassa. Fern sbirciò dall'apertura. Wilbur prima spinse la paglia col piccolo grugno, finché in breve non ebbe scavato un tunnel. Poi vi si infilò e sparì al suo sguardo, completamente ricoperto dalla paglia. Fern ne fu incantata e sollevata all'idea che il suo piccolino avrebbe dormito al coperto e al calduccio. Ogni mattina dopo colazione Wilbur trotterellava verso la strada in compagnia di Fern e aspettava l'arrivo dell'autobus. Lei gli faceva ciao con la mano e il maialino rimaneva ritto a guardare l'autobus scomparire dietro la svolta della strada. Nelle ore in cui Fern si trovava a scuola, Wilbur veniva rinchiuso nel recinto. Ma nel pomeriggio, appena la bambina tornava a casa, subito lo faceva uscire e lui la seguiva dappertutto. Se Fern entrava in casa, Wilbur le andava dietro e se lei saliva di sopra, lui l'aspettava in fondo alle scale finché la bambina non scendeva. Se Fern portava la bambola a passeggio, Wilbur le trotterellava a fianco. Durante queste passeggiate capitava che Wilbur si stancasse e allora Fern lo prendeva in braccio e lo metteva seduto nella carrozzina, di fianco alla bambola, cosa che a lui piaceva un mondo. E se era molto stanco, chiudeva gli occhi e si addormentava sotto la coperta della bambola. Era davvero carino, così, ad occhi chiusi, con le ciglia lunghe lunghe. Anche la bambola chiudeva allora i suoi occhi e Fern spingeva la carrozzina molto lentamente e con grande dolcezza per non svegliare i suoi due piccoli. Un pomeriggio particolarmente caldo, Fern ed Avery indossarono i loro costumi da bagno e si avviarono a ruscello per una nuotata. Wilbur seguiva Fern e quando la bambina entrò nel ruscello il porcellino la imitò, ma l'acqua gli sembrò terribilmente fredda, troppo fredda per i suoi gusti. Così, mentre i bambini nuotavano, giocavano e si spruzzavano l'acqua addosso a vicenda, Wilbur rimase a divertirsi a riva, in mezzo al fango, una poltiglia calda e umida, deliziosamente viscida. I giorni trascorrevano sereni e le notti tranquille. Wilbur era quel che i contadini chiamano un porcellino primaverile, il che significa semplicemente che era nato di primavera. Quando compì 5 settimane, il signor Arable stabilì che era abbastanza grande per essere venduto e che era il caso di farlo al più presto. Fern scoppiò in lacrime, ma suo padre fu irremovibile. Oltre al latte, aveva cominciato a mangiare i rifiuti e il signor Arable non aveva alcuna intenzione di mantenerlo ancora. I 10 fratelli e sorelle di Wilbur erano stati venduti da tempo. Fern, bisogna darlo via. Hai avuto di che divertirti ad allevare il tuo piccolo maiale, ma ora è cresciuto e bisogna venderlo. Perché non provi a telefonare agli Zuckerman? Suggerì a Fern la signora Arable.
Qualche volta tuo zio Homer alleva un maiale e se Wilbur andasse a vivere da loro, con una passeggiata potresti andare a trovarlo quando ne hai voglia. Quanti soldi posso chiedere? Ma è un cosino da niente. Dì a tuo zio Homer che potresti venderglielo per pochi soldi. La cosa fu sistemata in un batter d'occhio. Fern telefonò e parlò con sua zia Edith. La zia Edith diede una voce allo zio Homer e lo zio Homer venne dal fienile e parlò con Fern. Quando sentì che il prezzo era così basso, si disse disposto a comperare il maiale. Il giorno seguente Wilbur lasciò la sua abitazione ai piedi del melo e andò a vivere su un mucchio di letame nel fienile degli Zuckerman. Davvero, davvero interessante questa storia. Già i primi capitoli mi fanno venire voglia di vedere come va a finire. Se anche voi, come me, non vedete l'ora di sentire il seguito, beh, sapete esattamente cosa dovete fare, ovvero sintonizzarvi su questo canale domani, stessa ora di sempre, e la magia delle nostre lezioni racconto vi terrà compagnia come ogni sera. Noi possiamo salutarci qui, ma... ehi, un momento! Che finale è senza Scuola Accesa Challenge? Ci mancherebbe, dai! Sapete, molti mi hanno confidato di fare così. Sono talmente curiosi di vedere il video della sigla di chiusura che ancora prima di ascoltare la storia si fiondano a fine puntata. Lo so, è una tentazione forte a cui pochi possono resistere. Non a caso, la nostra Scuola Accesa Challenge è l'invenzione di cui andiamo più fieri. È la forma di creatività nata durante questo bizzarro periodo che mette sempre il buon umore. Dopo la challenge si può dormire tranquilli, sicuri di fare solo i sogni migliori. Quelli che quando poi ti svegli hai il sorriso stampato in bocca. E per non smentirci, anche il video di oggi è un'opera d'arte unica, meravigliosa e assolutamente imperdibile. Il video lo manda Aurora, con la propria famiglia e la collaborazione di Veronica. Grazie di cuore a tutti per il vostro preziosissimo contributo, è quello che ci vuole per tenere la scuola accesa. Buonanotte dunque, e Aurora e famiglia, a voi la sigla! Con i mezzi più moderni, la scuola accesa, scuola accesa, che se sei...